Buonasera a tutti quanti. Allora, innanzitutto ci terrei a fare un doppio ringraziamento, ossia a tutti noi, a ciascuno di noi, perché abbiamo fatto una grande opera ad arrivare fino a qua, compreso il libro Il Tempo del Coraggio, che denota un impegno in un momento in cui c'è un grande disimpegno. Non a caso i 5 Stelle hanno una grossa forza, perché oggi c'è un rifiuto della politica sana, ma soprattutto competente. E il secondo ringraziamento invece personale, ma credo che tutti voi siate d'accordo, è rivolto a Ivo Tarolli, che è stato il motore di questo coinvolgimento. Detto ciò, io gradivo intervenire in riferimento soprattutto all'argomento per cui poi ho contribuito alla redazione di questo libro, ossia la giustizia, cioè il problema della certezza del diritto in questo paese. Perché io trovo superfluo, se non inutile appunto, a affrontare qualsiasi tematica che prescinda dal problema che ormai è diventato indigeno, atavico in questo paese, ovvero la certezza del diritto, cioè la garanzia per un'impresa estera ad investire in Italia in riferimento a un sistema giudiziario che lo possa tutelare nel momento in cui subisce un danno. L'Italia, citando dei numeri che poi sono gli aspetti più essenziali, secondo la classifica Doing Business redatta dalla World Bank nel 2016, al 56° posto per la capacità di fare impresa. Con tutto rispetto, stiamo sotto la Moldavia, quindi noi siamo un paese in cui non si investe, non si fa impresa, per il principale motivo perché manca la certezza del diritto. L'Italia è lo stesso paese per cui diverse volte è stata ripresa dalla Corte d'Europa dei diritti dell'uomo, perché ha violato ripetutamente il diritto al processo equo, al giusto processo, diciamo, alla garanzia del diritto di cui sto parlando. Quindi il problema è fondamentale, e io credo che una forza politica che nasca su quelle fondamenta su cui abbiamo avuto modo di manifestare grazie a uomini come De Gasperi, come tanti esponenti di quel mondo cattolico che io considero anche liberale in un certo senso, che hanno garantito ai paesi come gli Stati Uniti e come tanti altri paesi in una situazione disagiata come nel dopoguerra, di puntare sull'Italia, su un aiuto economico dell'Italia col piano Marshall e tante altre cooperazioni. Penso che quel mondo cattolico debba contribuire in questa chiave, cioè tralasciando le fasi nere, Tangentopoli e tutto quanto, che hanno preso poi tutto, come abbiamo visto, l'arco costituzionale politico, quindi non è probabilmente ha colpito maggiormente chi aveva responsabilità politica, perché quando uno governa è inevitabile che possa essere sporcato da dinamiche non tanto trasparenti. Però bisogna avere il coraggio, per questo vi ripeto continuamente che la competenza è una sfida, perché è facile fare come i 5 Stelle, che sono fuori e non si alleano con nessuno, non costruiscono e fanno i duri e puri, ma infatti non governano, e laddove governano poi vediamo i risultati. Detto ciò, io credo che sia arrivato il momento, dopo queste meravigliose parole, questi meravigliosi intenti, di essere pragmatici e concreti. Cosa voglio dire? Voglio dire che per evitare che questi incontri, questa associazione, questo riunirsi diventi una sorta di soliloquio, di salotto, dobbiamo pensare ad allearsi con quelle forze comuni, con quelle forze simili a noi, come può essere, faccio dei nomi, ma possono essere molti altri, il Fitto, il Parisi, il Quagliariello e quant'altro. Perché? Perché secondo me rafforzare quella parte centrista, quella parte moderata, ripeto mille volte moderata, perché dove ha governato la moderazione in questo paese è cresciuta la piccola impresa, è cresciuta la classe media che sta morendo in questo paese. Oggi stavo con il mio carissimo amico qua presente a Via della Vite e c'erano negozi in pieno centro chiusi, falliti, serranda chiusa, e faccio una citazione per chi è romano, il ristorante Mario, che era un riferimento culinario di questa città, ha chiuso perché i figli non vogliono continuare, perché sono tanti problemi di cui è bene parlare, che impediscono di fare impresa, piccola e grande che sia. Dicevo, la moderazione è fondamentale, quindi noi dobbiamo misurarci con quelle forze che hanno gli stessi nostri principi cattolici, cristiani, ma soprattutto moderati e, perché no, liberali, intesa come rispetto dell'opinione altrui nel pluralismo ecumenico cattolico, e cercare di costruire insieme però con una visione concreta. Se non pensiamo ad allearci con
coloro che sono simili a noi, difficilmente potremo concretizzare quello che vogliamo fare. Detto ciò, vi saluto e grazie dell'attenzione. Grazie, grazie Roberto. Adesso tu.